La prima visita ginecologica. Questo è l'approfondimento di oggi. Tema interessante, ci passeremo tutte prima o poi. E non solo, il ginecologo rimane un punto di riferimento importantissimo nella vita di una donna. Quindi, se il buongiorno si vede dal mattino, importante è qualche nota su come curare l'imprinting, soprattutto per le mamme. È questo intervento. Ne parleremo ovviamente con un esperto del tema, medico ginecologo ed ostetrico, il dottor Paolo Zampella, che è venuto a trovarmi. Dottore, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, come detto, fa quasi sorridere questo, insomma. Sì, sì, sì. Fa sorridere anche se c'è una profonda ignoranza, perché ecco. Immediata. Sì, pronti via. Perché spesso e volentieri mi arriva anche la 35enne. Quando hai visto l'ultima volta il ginecologo? Mai visto finora. E ciò non va un granché bene. No. Il mio consiglio fondamentale è che nel momento in cui va tutto quanto bene, dopo che una ragazza ha sviluppato, se lo sviluppo è compatibile, va tutto quanto bene, di avvicinarsi a una prima visita ginecologica, anche solo a scopo informativo, cioè non è che uno per forza deve fare una visita, nel momento in cui si avvicina il fatidico momento del primo rapporto. Eh beh, certo. Perché poi è quello che è in un qualche modo mischia le carte sulla tavola. Sì, assolutamente sì, perché è importante anche dare una corretta informazione su quello che è una contraccezione consapevole, certo, sull'importanza dell'andare anche a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili. Assolutamente. Perché nella mia esperienza ho visto che spesso c'è una profonda ignoranza, cioè che i consigli della nonna o fatti un bidet approfondito possa risolvere tutta una serie di problematiche, e a volte ho difficoltà a convincerle del contrario. Beh, diciamo che ognuno deve fare il suo mestiere, che a volte anche d'accordo. Tra madre e figlia può esserci un po' di inibizione, e allora ecco che la figura del ginecologo diventa, come dire, sì, diventa quello che salva tutto. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché, ripeto, una prima visita col ginecologo può anche essere solo una chiacchierata informativa, certo, a spingere e spiegare il perché si consiglia, ad esempio, la vaccinazione del papillomavirus. Certo. Perché essendo la prima causa di tumori del collo, essendo la vera causa dei tumori del collo dell'utero, una corretta prevenzione mediante vaccinazione abbiamo visto che negli anni ha ridotto drasticamente la percentuale di questo tipo di patologia. Consigliabile sia agli uomini che alle donne, perché anche negli uomini, ovviamente non al collo dell'utero, però è responsabile di altri tumori, certo, quelli del cavo orale, sì, ad sì, esempio. Quindi secondo me è importante avere anche un ruolo di divulgazione di queste notizie. Poi, dopo una prima visita, se si supera lo scoglio della prima visita al ginecologo, secondo me, sempre in una ragazza che sta bene, una tempistica ogni 12-18 mesi per fare il punto della situazione, vedere se sono cambiate le esigenze, vedere se c'è bisogno di una contraccezione o non ce n'è più bisogno perché magari sei in una fase della vita diversi. Certo. Essere informati su come pianificare consapevolmente una gravidanza. Cioè, il ginecologo, io ormai faccio questo lavoro da ormai quasi 20 anni e ho pazienti che sono miei pazienti da 18 anni, diventa quasi un confidente. Cioè, ma certo che diventa quello. Sì, che diventa assolutamente un confidente, anche che te lo accompagna. Anche perché tante cose cambiano nella vita di una donna e quindi cambiano le fasi, cambiano, esatto, i momenti. E il ginecologo deve essere capace nell'accompagnarti passo passo, senza giudicare, cioè solo dandoti consigli, consigliandoti per il meglio o nelle varie fasi della vita. Certo. Secondo me, ripeto, la prima visita è ove possibile, ovvero sia ragazza maggiorenne, tendo a farla senza madre presente, perché nonostante spesso i genitori sono convinti di avere dei rapporti apertissimi con i figli e con le figlie, non sempre è così, lo dico per esperienza. E che in fondo è anche un po' giusto, perché sennò questi figli non prendono mai la loro strada, no? Io ne ho due, mi pentirò di queste parole. Ma sì, sì, sì. Però è assolutamente così. E ripeto, dopo che uno ha sviluppato, o quando inizia ad avvicinarsi il momento della fantomatica prima volta, secondo me è il caso di iniziare a
scegliere il ginecologo che l'accompagnerà poi per il resto della vita. Certo, e proprio su questo mi voglio soffermare, perché sicuramente nella sua esperienza di prime visite ne ha viste tante. Una marea. E quindi sicuramente ci sa dire, con occhio assolutamente clinico, quali sono gli errori più frequenti, diciamo le modalità non ottimali in cui le ragazzine arrivano a visita. Allora, la cosa che, anche se col tempo un pochettino siamo migliorati, una totale assoluta disinformazione, nel senso che sono convinti di essere informati su tutto grazie a dottor Google, ecco. Ma gli mancano delle basi importanti, ecco. Gli manca il non sanno cogliere l'importanza anche della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Non sto parlando di AIDS o sifilide per forza, ma anche una candida, cioè se hai rapporti non protetti, certo. E ti ritrovi a combattere per settimane, mesi con un'infezione fastidiosa, anche quella è una cosa che è bene sapere. Certo, ma forse è bene sapere, informare prima, magari per evitare. Nella consapevolezza, sì. Sapere quali sono i rischi di rapporti non protetti ti fa un po', sì. Passare, sì, la, sì, voglia. Sì. Poi. Quindi giusto che tutte queste informazioni vengano date anche a chi è agli albori, poi, no? Sì, bisogna poi capire anche chi è davanti e capire quelle che sono le proprie esigenze. Cioè, certo. Secondo me il ginecologo è un po' tailor made, cioè su misura della paziente. C'è la paziente che è più interessata a un certo tipo di problematica rispetto ad altro, devi sapere informarla e dargli le risposte più esaustive possibili. Certo. E abbiamo detto prima, in caso vada tutto bene, una visita e un rinnovo ogni 12-18 mesi. Esattamente. Quali sono i segnali invece che ci devono dire che il ginecologo dobbiamo contattare nell'immediato? Irregolarità mestruali, le cose più frequenti sono irregolarità mestruali, anche se io, soprattutto alle mamme particolarmente ansiose, gli dico che nei primi mesi, nei primi anni che le loro ex bambine hanno sviluppato, che il ciclo possa fare un pochettino come voglia. A singhiozzi è assolutamente normale. E anche perché poi nei primi anni di sviluppo solo in casi estremamente gravi si ricorre a terapie farmacologiche per evitare di andare a influire quello che poi è uno normale sviluppo dei caratteri sessuali. Certo. O altro motivo per cui bisogna andare prima dell'anno, anno e mezzo, se si hanno dei fastidi intimi. Esatto. Se irritazioni, bruciori, dolori. Altra cosa che molti trascurano e che danno per considerate normali è dolore durante i rapporti. Che non dovrebbero esserci, cioè la dispareunia è un problema secondo me in Italia assolutamente sottovalutato e spesso viene liquidato con non sei tranquilla, sei tesa, quando invece in realtà ci stanno dei problemi. Quindi se uno va incontro a una serie di problematiche con irritazioni, mestruazioni particolarmente dolorose, dolore durante i rapporti, quello è il momento in cui ti devi affidare e fare riferimento al tuo ginecologo. Certo, soprattutto se si ripetono nel tempo, sì, poi magari sì. Il caso singolo, amen. Ma però se si ripete nel tempo, assolutamente va approfondito. Esatto. Ora, questo approfondimento proprio per andare ad affrontare un tema che dovrebbe essere naturale all'ordine del giorno e per dare qualche buon consiglio, come abbiamo detto, alle mamme, ma a chi è in ascolto anche alle figlie, perché proprio in ginecologia abbiamo sistemi di prevenzione, di screening, di tutto quello che poi nel futuro può diventare un problema, che invece alzano molto la qualità della vita, la possibilità di sopravvivenza, insomma rimaniamo informati, ovviamente non per farci gli affari vostri, ma vi rimando almeno alla mail del dottor Zampella, zampellapaolo@gmail.com, per ogni domanda aggiuntiva. Eventualmente lo trovate facilissimo come sito web paolozampella.com, in cui ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno. Grazie mille. Dottore, la ringrazio moltissimo, perché a volte uno dà per scontate le cose, sì, semplici, sì. Mentre invece sono i primi passi su cui grazie a te fare chiarezza. Ci vediamo. Di nuovo, un saluto a tutti, ciao, i nostri ascoltatori. Arrivederci.